di Onda Libera TV, che ci ha seguito sempre. Lui fa dei meravigliosi video che poi voi o gli altri, gli amici o chi vuole si va a rivedere, e ci sono tutti i dibattiti, vanno condivisi, vanno esaltati, purrà. E insomma, la cosa meravigliosa è che noi ci allarghiamo sempre di più, anche grazie al signor Dante Leopardi di Onda Libera TV, e anche grazie a Alberto Pancrazzi della Forza di Cambiare, che sono due web TV, forse le possiamo chiamare, le più attive nel territorio e che raccontano un po' le cose che si fanno, per cui intanto grazie. Poi, come ho conosciuto, come è successo questa cosa di oggi? Perché io non conosco quasi nessuno di questi signori, meno Federica Lapaglia, che ho incontrato in aeroporto 25 anni fa, no, più o meno 20 anni fa, esatto, 20 anni, sono sì, 20 anni fa. Eravamo andati alla festa dei 25 anni della finestra di Tano Festa, la finestra sul mare. È una delle opere della Land Art più grande del mondo, sono 40 chilometri, voluta, organizzata, fortemente osteggiata e poi vinta da Antonio Presti di Fiumara d'Arte. Oh, tu stai registrando? Antonio Presti di Fiumara d'Arte, che è un po' il nostro mentore, perché noi abbiamo, diciamo, due esempi. All'inizio degli inizi, con Antonio, abbiamo visto la residenza creativa di Mondaino in Romagna, che è una residenza creativa per chi fa teatro e chi fa danza, e la Land Art dei Nebrodi della Fiumara d'Arte di Antonio Presti. Abbiamo unito queste due cose, abbiamo fatto Land Art più residenza creativa. Quindi Federica l'ho incontrata là. Lei è critica, organizzatrice, ufficio comunicazione, voce degli artisti, è una donna splendida che sta a Roma e ha organizzato lei, per cui io adesso tra l'altro mi metto laggiù, ha organizzato lei questo dibattito e quindi presenterà lei i suoi e i nostri ospiti, e quindi io non posso far altro che ringraziarla, sperando che nel frattempo qualcosa sia accaduto. Se no, facciamo meno video, più foto e più parole. Sì, diciamo che il lavoro eccetera. Di Ingenio è molto legato alla spesso della voce, quindi casomai se lo vuoi raccontare, purtroppo sì, se non c'è più alternativa, per favore fai il mimo. Vediamo, non, mettendo il microfono vicino al... Va bene, quindi li lascio discutere, vi saluto, arrivederci. Io ringrazio Andrea. Grazie Andreina, ringrazio Antonio per la ospitalità, per aver abbracciato quest'idea e mi scuso per il leggero ritardo, abbiamo una questione legata alle casse. Quindi stiamo cercando di capire se riusciremo a vedere il lavoro di Gino De Luca per l'occasione. Come diceva Andreina, io nasco critico d'arte e curatore di arte contemporanea. Negli anni ho sviluppato il mio lavoro in termini di gestione culturale in senso più ampio e di comunicazione. E i signori che sono con me, che adesso presenterò, che non fanno i tecnici audio nella vita, ma ci prodighiamo anche in questo, perché sì, li conosco da diversi anni, ho chiesto loro di intervenire perché ognuno, secondo la propria prospettiva e il proprio osservatorio, ha da raccontare molto sul rapporto arte e natura, e quindi parlare prima lei, perché deve partire. Sì, in realtà volevo presentarvi, lo facciamo così, lo facciamo mentre lavorano. Rosanna Ruscio, che è docente, è una ricercatrice, docente di storia dell'arte contemporanea all'Accademia di Brera, per lunghi anni ha ricercato intorno al tema arte e natura,
ha ricercato per il mondo, quindi anche con borse di studio all'estero, è andata in vari paesi, in vari musei a fare ricerca sul tema. Chiederei a lei di dirci brevemente due parole sul suo libro. Lei è... No, dai, presentare il mio libro adesso non è il caso, dai, ti ringrazio. Ha scritto a lungo sul rapporto arte e natura. Su questo, diciamo, anche sulla confusione spesso dei termini e su quello che si intende per arte e natura. Adesso appena... Silvano, esatto, con noi abbiamo anche Silvano Manganaro, curatore. Curatore freelance, curatore presso la Fondazione Volume a Roma, docente di storia dell'arte contemporanea all'Accademia di Belle Arti di... Oh, ce l'abbiamo fatta! All'Accademia di Belle Arti dell'Aquila e curatore del, tra le altre cose, del progetto Eremi, che è arrivato alla sua seconda edizione, co-curatore insieme a Enzo De Leonis e Maurizio Coccia del progetto Eremi, che è arrivata alla sua seconda edizione. Eremi è un progetto di arte contemporanea dislocato sul territorio abruzzese nei vari Eremi, tanti Eremi che sono in Abruzzo. E Iginio De Luca, artista visivo, musicista, docente anche, siamo pieni di professori oggi, docente di decorazione all'Accademia di Belle Arti di Frosinone, non è un artista che lavora sul paesaggio, ma gli ho chiesto di essere con noi perché è appena stato invitato alla Puglia Land Art Festival in Puglia, a Margherita di Savoia, che è questo paese famoso per le saline che sono lì, e ha fatto un lavoro specificatamente per questo posto, lavorando sulle saline fisicamente. Quindi secondo me è interessante lo sguardo di un artista che non è abituato a lavorare nella natura, nel paesaggio, ma che ha concepito il lavoro per questo. Con noi, seduta qui, c'è Barbara Martuscello, storica dell'arte, critica d'arte, meravigliosa penna di Art Apart of Culture, che ci accompagna oggi e alla quale chiederò ogni tanto di dire la sua chiederò a Barbara di essere un po' impertinente e di puntualizzare qua e là, se ha voglia di dirci qualche cosa in relazione a quello che racconteremo. Per il resto vi chiederei la cortesia magari di rimandare tutte le domande alla fine dell'incontro, in modo tale da dedicarci uno spazio appositamente per dialogare intorno a quanto ci siamo detti. Bene. Detto ciò, in barba al politicamente corretto, io chiederei ai nostri relatori di invertire l'ordine alfabetico. Quindi partiamo da Rosanna Ruscio, poi Silvano Manganaro e infine Iginio De Luca, esattamente al contrario, non solo per questioni logistiche. Purtroppo Rosanna ha un treno, domani le aspettano l'esame a Milano e quindi deve scappare via, ma in realtà perché Rosanna ci introdurrà un po' da un punto di vista storico al tema arte e natura. Il filo conduttore di questo nostro incontro sarà la responsabilità dell'artista, cioè noi parliamo di arte, parliamo di natura, parliamo di artisti che intervengono nel paesaggio, parliamo di curatori che sviluppano dei progetti che prevedono un intervento sul territorio. Però dobbiamo fare attenzione a come ci muoviamo, perché intervenire nella natura, sul paesaggio, comporta delle responsabilità. Noi interveniamo in un posto e ci carichiamo di un ruolo importante. Quindi questo sarà un po' il filo conduttore. Mi scuso, passo davanti tutti e lascio la parola a Rosanna. Buon pomeriggio. Mi sposto, chiedo scusa, mi metterò un po' dietro per... Allora, buon pomeriggio, cercherò, diciamo, più che fare una promozione dotta, di fare una conversazione, quindi parlare in maniera anche, diciamo, anche un po' schematica, per forza di cose, perché il tempo è poco e l'argomento è estremamente complesso. Quindi sono costretta un po' a scandire con alcune immagini, poche purtroppo, quelle tantissime che ce ne sono, proprio per rendere un po' chiaro tutto il percorso dall'inizio, diciamo, della storia dell'arte riguardo questo interesse arte e natura. In realtà il discorso arte e natura ha, diciamo, alle albori antichissimo.
poi rimanderà poi il professore Silvano, riguardo diciamo già ai tempi dei giardini nel Medioevo, ma soprattutto durante il Rinascimento, basti pensare a Bomarzo e pensare a Pratolino, ma non è questo di cui vorrei parlare, parto proprio da un discorso, da quando cioè, dal punto di vista proprio di teorizzazione, comincia a esserci un interesse appunto teorico, anche come dire, anche di polemica, di contrasto da parte degli artisti e di bisogno di intervenire nella natura, negli spazi della natura, in senso proprio di consapevolezza. E questa è una prima opera di Robert Smithson, che è la fine degli anni 60. Allora, il contesto è quello americano, degli Stati Uniti americani, quindi Stati Uniti, fine anni 60, un momento storico, politico, sociale estremamente complesso. Come sapete, dalla guerra del Vietnam alle prime dimostranze in campo sociale e la prima, diciamo così, riflessione su quello che era il problema della vulnerabilità della natura. Cioè non c'era ancora consapevolezza di quelli che erano i disastri nucleari, c'erano primi testi scritti così, però in realtà alla fine degli 60 si comincia a percepire da parte sempre di una, diciamo, una minoranza, il problema, la riflessione sul pericolo della, diciamo, nei confronti della natura, la vulnerabilità della natura rispetto a questa, a quella che era la società, quella che era l'economia, quella che era proprio la città di quegli anni. Il discorso qual è? Che contestualmente a questa sensibilizzazione alcuni artisti, io me ne faccio vedere due perché sono quelli poi diciamo più significativi e anche funzionali al nostro discorso, tra cui Robert Smithson è uno di questi, forse già lo conoscete ma io non do nulla per scontato, e dall'altro Michael Heiser. Però alla fine degli anni 60 pensano comunque, sono spinti da questa necessità di intervenire, di diciamo spostarsi i loro interventi dalla città, dallo spazio galleria, dallo spazio museo, e cercare altri luoghi dove poter intervenire, dove poter lasciare il loro segno dal punto di vista artistico. È interessante questa cosa, questa doppiezza, perché gli interventi di questi artisti, che sono i primi interventi di earth art, cioè di intervento nella natura, vengono fatti partendo da una necessità, da un'urgenza, che è quella di polemica nei confronti del sistema museale e del sistema delle gallerie, da una parte. Dall'altra anche da una necessità comunque di trovare spazio, una voce in campo scultoreo che in qualche modo li soffocava precedentemente rispetto a certi tipi di stilemi. Considerate che nel campo, dal punto di vista artistico, in questi anni c'era un po' a parte, comunque c'era un tipo di ricerca dal punto di vista pittorico di un certo tipo, cioè quindi di arroganza visiva. Nel campo scultoreo dominava un po' quello che era il minimalismo, cioè l'arte un po' colossale delle piccole delle forme semplici, essenziali e geometriche, il che voleva dire anche un esaurimento dal punto di vista formale di questo tipo di ricerca. Quindi questi artisti, ovviamente sovvenzionati, e bisogna pensare anche a questo, con dei veri mecenati, operano e appunto si spostano a fare i loro interventi in spazi che, come vedete qui stiamo in Utah, nell'altro caso stiamo in Nevada, spazi completamente lontani da quello che era i luoghi deputati, i luoghi dove normalmente lavorare, non era certamente la galleria, non era il museo, tanto più per andare a vederli bisognava non era possibile, diciamolo proprio, non era proprio possibile. Di fatto venivano fotografati e poi riportati negli spazi delle gallerie. Ma il discorso non è questo, perché altrimenti mi allontano troppo da quello che è poi invece l'argomento. È il fatto che si interviene, come vedete, in questo spazio natura, che è uno spazio natura estremamente lontano dal centro urbano e estremamente vasto, diciamo quasi incontaminato, la possibilità quasi pionieristica che c'è poi nella cultura americana, proprio da veri pionieri, di andare a esplorare posti disabitati e lontani e lasciare il proprio segno. In questo caso gli artisti lo fanno, si tratta di un segno, come potete vedere, abbastanza protervo, no? Sono veri lacerazioni nella natura, in questo caso, fatto da Heiser, cioè viene utilizzato dei macchinari per poter tagliare ed affettare questa montagna, qui c'è proprio l'idea della, come dire, della necessità di essere assertivi, anche dal punto di vista sulla natura. È un segno in questo modo molto evidente,
dall'altro invece in questo caso, qui si tratta di una grande spirale, forma estremamente appunto primitiva, qui c'è uno spostamento altrettanto impegnativo, altrettanto assertivo di grandi massi che poi ripropongono questa sorta di spirale che poi è ancora visibile anche se sott'acqua, no? Perché ha questo colore rosato. Ecco, questo è uno dei primi segnali, diciamo così, di intervento nella natura, diciamo parliamo sempre alla fine degli 60, non so se parlare proprio di rapporto arte-natura, e soprattutto non dovete pensare che questo tipo di intervento nasca da, diciamo, da urgenze prettamente ecologiste. Io vi avevo parlato prima, vi avevo detto che alla fine degli anni 60, in questo calderone, in questo grande periodo di disorientamento politico e sociale, si stava un po' affermando questo discorso della sensibilità nei confronti della natura come vulnerabile. Ecco, questi discorsi politici, sociali, che in qualche modo emergevano nella cultura underground americana, non coincidevano, non collimavano minimamente con questo tipo di percorso fatto da questi artisti. Anzi, c'è da dire che gli artisti, in questo caso come Smithson e Heiser, non volevano minimamente essere comunque catturati, essere, stare sotto l'etichetta dei freak e degli hippie, assolutamente no, perché ci tenevano a non cadere in quella che consideravano un po' una logica spontaneista facile, no? Dell'ecologia. E d'altra parte, allo stesso modo, loro non volevano minimamente, non abbracciavano e non condividevano un certo tipo di intervento così forte. C'è da dire una cosa, che una piccola parentesi, perché il discorso, ripeto, è complesso, non bisogna pensare che questo tipo di interventi siano interventi fatti con una leggerezza mentale e di riflessione. Smithson è stato, nonostante sia morto molto giovane, tra l'altro sorvolando e cercando un luogo dove poter fare il proprio intervento, era un grande teorico, ha scritto dei testi molto interessanti, testi dove naturalmente ci sono riflessioni filosofiche e sociali interessanti, anche legate alla fisica, alla meccanica quantistica, parla del concetto di entropia, parla del discorso del disordine nella scultura, quindi non bisogna pensare a, ecco, faccio una spirale, faccio un segno primitivo, in realtà è così, ma dietro c'era proprio questa conoscenza, questa idea proprio approfondita di quello che era la possibilità da parte di un artista di come intervenire. Ora che lui l'abbia fatto in questo modo, diciamo, è interessante da pensarci. D'altra parte, va detta una cosa, che lui scrive proprio una lettera che proprio attraverso la visione del paesaggio toscano che gli scatta in qualche modo l'idea che gli ricorda proprio i disegni, un po' i disegni azzechi, gli viene in mente questa idea di poter fare un intervento nella natura. Questo per dirvi come poi, no, avviene tutto questo. Questi sono, ripeto, due esemplari, purtroppo discorsi estremamente, però diciamo serve un po' a capire, a schematizzare. Cosa avviene però? Questo negli anni 60, alla fine già negli anni 60, cioè in 69, 70, cosa avviene? Che questi tipi di interventi cominciano ad attirare l'attenzione dei critici e naturalmente anche di quello che è il sistema. Per cui troviamo altri artisti che cominciano a entrare in questo tipo di discorso di ricerca, ma contestualmente avviene anche un'altra cosa, che quel discorso di ecologia, tutte quelle cose che abbiamo sentito, entrano a far parte anche della formazione, almeno culturale, di conoscenza. E soprattutto c'è un discorso di distanza da questo percorso, come dire, pionieristico, cioè di andare e attraversare uno stato per trovare un luogo deserto, lontano dalla città. Poiché l'artista, l'idea che ha della natura è l'idea che ha lui rispetto a uno sguardo prettamente cittadino, uno sguardo urbano, soprattutto noi parliamo di un luogo come quello che è americano, naturalmente giovane. Ecco che quindi avviene man mano un avvicinamento, vediamo che molte opere, a partire diciamo dalla fine degli anni 60, subito dopo quei primi due fenomeni, cioè gli artisti cominciano a fare degli interventi negli spazi della natura sempre più vicini allo spazio città, allo spazio urbanistico. Quindi c'è come un avvicinamento, ma perché? Perché si tiene in considerazione anche questo fenomeno, cioè il fenomeno, la città del posto dove si vive, quindi il non senso di proseguire in questa dimensione così distante. Qui abbiamo un esempio interessante di questa Alan Sophis, il quale che cosa fa? Ricrea, praticamente porta, ricrea questa specie di giardini, ma non sono dei giardini, in realtà sono delle piccole aree verdi, piccoli polmoni. New York è una città estremamente verde, però
diciamo a questa estensione, no? Al Central Park, però riporta in piccole porzioni della città questi piccoli polmoni di natura. Però non è sempre il solito, che so, l'albero d'arancio, eccetera. Va a ricercare che cosa? Quel tipo di albero, quel tipo di, diciamo, piantagione che si trovava sul territorio americano prima della, diciamo, urbanizzazione generale, quella, diciamo, di fine Settecento. Quindi va a capare praticamente quelle che sono, diciamo, la natura, diciamo, originaria. Quindi c'è un discorso anche qui di riflessione, no? Quindi, perché altrimenti sarebbe stato il giardino del condominio. Ecco, non è questo. E viene fatta questa idea, che è interessante. Cioè la natura, ecco, che si risposta nella città. Quindi questo è una riflessione, questo per dirvi che quando si parla di sensibilità, di sguardo d'artista nei confronti della natura, bisogna tenere presente tanti aspetti, no? Non bisogna semplificarla come intervento accanto a un albero. Ci siamo? Vado troppo veloce? No. Ok? Sono... Sì, io lo so. Ci sono dei posti qua. Troppo scuro. Due o tre posti. Ma quello che trovo interessante è già vedere come nell'arco di pochi anni sia un intervento sulla natura che è anche violento. Quindi non c'è quest'idea negli anni 70 che abbiamo oggi del rispetto alla natura, riappropriarsi dello spazio ambientale, ma c'era un intervento, cioè hanno tagliato una montagna, no? Quindi un intervento violento ha invece un passaggio subito dopo che è una riappropriazione in termini anche intimi, se vogliamo, di un elemento naturale, che creando quindi un legame che sembrava perduto, per cui recuperare le piante che erano proprio di quel territorio, che l'uomo con l'urbanizzazione ha dimenticato, certo, ma anche soppresso in qualche modo. Quindi c'è un capovolgimento, ma questo perché c'è chi ha dato una spiegazione che ha voluto trovare con la fine della guerra del Vietnam, che poi finisce nel 75. In realtà ci sono motivazioni ricchissime che io mi risparmio da dirvi, perché diciamo sono complesse, ma sono molto interessanti. Questo è sempre un intervento di Morris, vedete, questo è il 74, è un intervento, vedete la città, quindi è un intervento in uno spazio natura, però si avvicina proprio alla città, diverso da quello di Las Office, però è, diciamo, un intervento che cerca quasi un legame tra quello che è la natura meno addomesticata a quella che è della città. Potremmo definirlo come mediatore in questo caso. Un mediatore, oppure dopo, sì, forse sì. Ecco qua, qui faccio vedere anche Heiser, perché qualcuno ha parlato, abbiamo parlato prima di Fiumara Arte, vediamo già nel 76 c'è questo. Heiser, lo stesso che ha affettato la montagna, provvede poi a fare questo intervento, vedete, vicino, ho preso l'immagine vicino a un luogo urbano, no? Quindi ecco, questa cosa è interessante, che non viene mai considerata, no? Come aspetto, perché noi la riduciamo, questo fenomeno dell'art art, come soltanto diciamo, interventi negli spazi proprio ad isolati. Questi sono, è un esempio interessante di Smithson, lo stesso che abbiamo visto prima, quello è il suo disegno, il suo progetto, che purtroppo lui non avrà modo di portare a termine perché morirà prima, ma ci penserà la moglie, cioè a realizzarlo, ed è quella performance che vediamo qua, dalla, diciamo, pensata nel 70, realizzata nel 2005. Che cos'è questa? Non è altro che una sorta di piattaforma, no? Con sopra che cosa? Vedete, ci sono gli alberi, anche qui. Non sono alberi a casa, non è il pino, ma sono quel tipo di albero che si trovava nella zona di Brooklyn. Cioè, quindi c'è anche un discorso di portare, di far itinerare una natura che non sarebbe stata vista, perché la maggior parte poi viveva nel luogo circoscritto della città. Quindi c'è un'idea di pensare anche alla natura come possibilità di nomadismo, no? Come di trasportabilità. E questo è un concetto della mobilità, qui nel caso nell'acqua, perché ovviamente c'è, ovviamente a New York, ma verrà portata avanti da molti artisti come idea. Sì, io non so, c'è per esempio Loris Cecchini, noi abbiamo in Italia, io adesso l'immagine non so perché non c'è, però è un concetto che viene portato molto avanti, no? Anche Martha Clark fa una cosa del genere. Ora, posso interrompere un secondo per fare una domanda? Sì. Questo lavoro è stato concepito nel 70, è stato realizzato nel 2005. Sì. A parer tuo, a parer vostro, un lavoro del genere dopo 30 anni, come cambia il suo senso? Nel senso, il nostro rapporto con la natura è molto cambiato dagli anni 70 ad oggi, è stata violentata, è stata stuprata, adesso la recuperiamo, la facciamo nostra anche con degli elementi urbani che però erano già, avevano i propri prodromi in alcuni artisti di cui ci parlerai tu.
c'è un cambiamento secondo te nella percezione di... lo stai dicendo sì, a chi a noi. Forse a un artista lo chiederei prima di tutto, nel senso che non so dal punto di vista, cioè a me in realtà mi dà l'idea di una cosa appunto, me la rende fisica, realmente fisica, ma non così non attuale fondamentalmente. No, cioè, è attuale, attuale ma quando si ha delle sfumature adesso. Diverse. Perché le anzi? Forte, almeno. Penso pure io. Ma oggi nel mondo della scultura si è parlato molto che con noi materiali compositi si possono costruire delle case galleggianti. Certo. Sì, sì, qui abbiamo andato sulla parte di sesso. Il discorso è capire questo. Se sempre questo vale anche per le performance, per le formatate, vediamo di riattualizzarlo, cambia, no? Questo anche Borges, no? Sì. Anche di scrivere che no, il Don Quixote non è la stessa cosa, anche se lo copi, per cui in più c'è un valore storico, per cui ti fa rileggere, come dire, Smithson è una chiave anche in questo come di doppia avanguardia, cioè il discorso era valido allora e valido anche adesso, sicuramente cambia il contesto, nel finale è un lavoro di rottura più forte, non se ne faceva cose del genere, certo. Adesso arriva alla fine, quando lui l'ha già progettata, ha già avuto dei seguaci e poi qualcuno... Certo. Quelli sorpassa quelli se seguaci lo rimette davanti al treno, però insomma sono d'accordo, è più no, per sottolineare quello che sottolineo, anche se qui siamo a casa, voglio dire, siamo tutti addetti ai lavori più o meno, insomma, è che ogni azione che l'artista fa dovrebbe avere un senso. Se non ce l'ha, è come dire, si tratta di puri artieri, qualcuno lo ha detto molto meglio di me a suo tempo. Altrimenti si tratta di artisti, quindi è chiaro che poi ogni operazione che un artista fa, dandogli una valenza e, diciamo, concettualistica e mettendo a regime forma e contenuto, sicuramente comunque lascia un segno che va analizzato in una certa maniera. Era il discorso che si faceva prima a tavola, ora magari sì, lo riprendiamo più avanti, ecco. E perché poi alcuni artisti producono un'opera che è, come dire, ascrivibile al contesto, chiamiamolo, della land art, anche se appunto anche su questo tema, anzi su questo titolo, arte e natura. Esattamente, il rapporto dell'arte e natura però aveva una connotazione di un certo tipo, e poi magari 10, 20, 30 anni dopo è pure un rapporto con la natura, ma ha una, come dire, ha un significato artistico, intellettuale, concettualistico differente. Ecco, questo è comunque è sempre da analizzare. In questo senso, rispetto ai lavori precedenti di Smithson, è più vicino al nostro sentire, direi proprio di sì, contemporaneo. Mi sembra di buon senso, sì, però, sì, tutto questo. Sì, questa, sì, è certo, di buon senso. Poi ripeto, lui veramente è stato un artista poco, diciamo, la sua opera è stata molto semplificata in quella che è quella. In realtà è veramente, i suoi scritti sono veramente, non tutti tradotti purtroppo, ma veramente sono di una ricchezza incredibile, appunto il concetto di entropia, cioè che corrisponde poi, oggi, capito? Cioè lui riporta, quindi vabbè, non voglio fare diciamo ulteriori digressioni. Questo per quanto riguarda, parliamo degli anni 60, quindi fine 60, inizio 70, come vedete, quindi a un certo punto c'è come un alleggerimento, no? Quello che era prima terribile, da un certo punto l'artista, comunque bisogna dire, anche per scaltrezza, qualche modo cerca un po' di ritrovare, ma per necessità di vivere, trovare un po', ritrovare una propria collocazione, continuare a lavorare nella natura lontanissima sarebbe stato anche, diciamo, una volta dato il messaggio, pensateci, nessuno andava a vederli, cioè un bel complesso, insomma, a parte farle poco. In Europa il discorso non è che sia, diciamo, non è che l'Europa è completamente distante da certi discorsi. Indubbiamente quando si parla di rapporto arte-natura per quello che riguarda l'Europa, l'Italia, cioè un discorso geografico completamente differente. Innanzitutto perché è maggiormente antropizzata storicamente, no? Cioè ha più, diciamo, rispetto ai deserti americani. Poi soprattutto esisteva già la tradizione, io prima parlavo di riferimento all'importanza del giardino, cioè già nell'epoca medievale, ma nel Rinascimento diventa proprio consuetudine, cioè il giardino cos'era fondamentalmente? Era proprio una appunto un modo per preservare questa natura. I vetrati di verzura. Ecco, i vetrati di verzura, quello che c'è a Salerno è straordinario, però non era soltanto mettere le migliori rose, ma comprendeva, era una sorta di microcosmo di ciò che c'era fuori, quindi c'era anche arte all'interno, Bomarzo, Pratolino, quindi c'era già una riflessione
artistica dentro uno spazio natura, una sorta di appunto di microcosmo importante. Questo per dirvi che il discorso d'Europa c'è, cioè, nella fine degli anni 60, nel periodo dell'arte povera, qui abbiamo un intervento interessante di Ugo La Pietra del 68, artista, designer, architetto molto versatile, molto sottile, il quale documenta qualcosa che ha a che fare con la natura, ma non è la natura né di Ezer né di quella dei giardini, bensì quella degli orti, cioè gli orti che si erano andati formando già in epoca postbellica a Milano, nel cordone, diciamo, quello periferico, cioè abbiamo ovunque, adesso vengono affittati, ma loro non era così, cioè questi orti che naturalmente orti di guerra che però tiravano fuori una spontaneità creativa da parte di chi operava straordinaria, la porta utilizzata, e lui praticamente su questo discorso fa tutta una serie di lavori molto interessanti, è un artista complesso, pone l'attenzione su qualcosa, su una parte di natura che è quella anche alimentare, diciamo, della sussistenza, interessante, no? E d'altra parte su una parte di natura che non era quella del giardino, che non era quella, ma bensì quella posta ai margini, cioè quindi ai confini con la città. Ecco che ritorna il discorso. Cioè esiste la natura, ma esiste la natura anche legata all'uomo e vicino all'uomo. Dove? Lo spazio urbano, no? Non dentro, in questo caso, no, perché avrebbe riproposto l'idea del giardino, ma quella appunto che si stava, come dire, alimentando intorno alla città. Ed è interessante perché sono gli stessi anni in cui praticamente la natura, il paesaggio, io parlo di natura ma parlerei anche di paesaggio che ha più senso, perché la natura è qualcosa comunque di, cioè la mettiamo insieme a diciamo all'elemento culturale, all'uomo, scompare nella pittura con ispirazione ed entra nella fotografia, nel cinema. Abbiamo Antonioni, abbiamo soprattutto Pasolini, vabbè, io l'amo un po' particolare, però perché ovviamente Antonioni è un raffinato e i paesaggi Vulcano sono in realtà delle metafore esistenziali, invece qui al contrario abbiamo una natura che è già città, cioè quella marginale è la stessa ripresa in qualche modo a Ugo La Pietra in un certo senso come visione, è lo sguardo dell'artista che sta nella città e guarda la natura. Ma non è una natura lontana e irraggiungibile, non è una natura, è una natura a cui ci si deve confrontare, non è vado laggiù su quella vetta, non è quello, quello è un pensiero romantico, tant'è vero che molti hanno detto che tutto sommato c'è ancora un pensiero romantico presente negli artisti americani che qui manca. Ok. Scusate, io faccio anche la parte della cattiva, sono quella che deve mettere mi vado veloce, vi faccio vedere qui questo intervento di Beuys, vabbè, 7000 querce, quella è un'occasione di casse, pensa di far piantumare il vero regista tra gli artisti. Degli artisti, appunto, piantumare questi alberi nella città, un discorso molto utopistico, però fatto, diciamo, poi presente da molti sindaci. Rutelli, per esempio, l'ha pensato, un albero per ogni nato, no? Come idea, Cretto di Burri, fanno festa, la famosa finestra, sì. Ecco, ci siamo, ecco, faccio solo su questo e poi perché vi faccio vedere questi due qua, ecco, scusate, e sarebbe stato più, ma purtroppo uno poi i tempi chiacchiera sempre di più. Vi faccio vedere questi due esempi, che sono entrambi in Europa, in questo caso l'intervento di Giuliano Mauri, Parco Sella, e nell'altro caso Lois Weinberger, che è un intervento fatto a Documenta, lui ne ha fatti tanti. Due modi diversi di guardare e intervenire nella natura. Sono due modi che, come vedete, in qualche modo non prefigurano né tagli, né affettatrici, né altre cose, né spostamenti grandi, però è grandiosi. Però, come vedete, Giuliano Mauri ripropone comunque formalmente qualcosa che già esiste, una cattedrale, la realizza in realtà con materiale recuperato, però concettualmente non fa altro che ricreare qualcosa un po' di decorativo, no? Bisogna dirlo. È un po' una natura da giardino così, di corte. Questo tutte le opere vengono fatte in questa cosa, perché è nel parco. Invece Lois Weinberger fa una riflessione, non solo in questo caso, ma in altri casi, per esempio, ripropone un giardino vicino casa, portando avanti un altro tipo di concetto, una natura che non è quella bella edulcorata, bensì quella marginale, marginizzata, cioè quel tipo di natura che sta sui cigli delle strade, cioè quindi restituire quindi significato anche a quel,
a quello, diciamo, a quei fiori, a, quella, a quelle piante, a quella vegetazione appunto diciamo emarginata, tra virgolette. Lui poi amerà anche lui citare Pasolini, questo è un po' un amore di tutti gli austriaci e tedeschi, metterli anche in questo caso, insomma, nella cosa. Sono due modi diversi, eh? Uno, cioè, appunto, l'altro c'è comunque un senso di polemica, no? In qualche modo. O voi trovate una natura, diciamo, che è umanizzata. È umanizzata. Mentre qui è una natura che invece, come dire, se ne frega dell'uomo e prende il sopravvento. Si restituisce, esatto, la sua, esatto, importanza. L'uomo l'ha emarginata, anzi, addirittura ha detto: tu sei brutta, non ti voglio. Esatto. Ecco perché tira fuori Pasolini, perché Pasolini fa lo stesso con, diciamo, i coatti romani, sì, restituisce vigore. Allo stesso modo, questa natura, che poi è il terzo paesaggio, no? Riprende un po' il suo, gli dà possibilità. Scusatemi, io faccio solo una domanda rispetto a Tesella, no? Cioè, a Tesella in qualche modo è l'affermazione dell'artista sull'ambiente. Io vado e intervengo sull'ambiente mettendo in evidenza me stesso, giusto o no? Che ne pensi? Beh, no, io la vedo così, io vedo dietro, vabbè, cioè c'è il discorso, uno, di un apparente, come dire, rispetto, no, è un atto di rispetto, perché si utilizzano fondamentalmente materiali che sono presi, generalmente non si usano chiodi, si usano imbracature, cioè un sistema anche di rispetto, anche dei materiali. Il discorso non è quello, il discorso è che poi alla fine ha un intervento che comunque ha qualcosa di, come dire, di un po' effimero, per quanto sia anche visivamente, che va bene. D'altra parte però è vero che, a parte il caso Giuliano Mauri, come mi spiegava lui, tutte le altre opere poi ritornano alla natura, cioè vengono, diciamo, hanno un ciclo vitale che si esaurisce, quindi non è assertivo, no? In un certo senso. Impatto zero, quindi. Sì, se vogliamo dire. In questo senso, questo è il collegamento perfetto per lanciare la parola a Silvano Manganaro. Santo, grazie. Mentre c'è il cambio, volevo dirvi, noi abbiamo cominciato, come sapete, nel 2010 con la parola splash, ed era questa land art del territorio. Poi ci siamo accorti nel tempo che intanto non l'abbiamo mai fatta veramente, non siamo mai stati fedeli a questa parola, perché land art significa che tu utilizzi appunto l'aiuta, tutte le cose naturali, i sassi, i rametti che trovi in giro e fai la tua opera. E a parte appunto la fragilità e la morte quasi immediata dell'opera, per cui il parco, uno viene e non vede più niente. Ma poi in realtà noi abbiamo sempre presentato, in realtà è un'arte che corteggia la natura, se vuoi, è un'arte dentro la natura. Però poi c'è anche la fotografia, c'è il video, la performance, tante altre cose, diciamo, una visione di arte contemporanea mentre passeggi. Quindi abbiamo tentato noi di cambiare nome, da Land Art del Furlo volevamo a un certo punto chiamarci Riserva dell'Arte Contemporanea, RAC, però poi abbiamo visto che questo RAC già esisteva, non piaceva a nessuno, insomma, siamo rimasti con Land Art, che però è un nome che ormai non è più quello che poteva essere una volta. Insomma, questo per i nuovi che non sanno un po' come ragioniamo. Mi dispiace, confesso. L'arc era carino, però c'era molta pubblicità sull'arc. Sì. Perché è una cosa tedesca, è un alluminio. Non saremmo riusciti a scalare. Invece purtroppo, diciamo, con Land Art al Furlo abbiamo pagine e pagine, migliaia di pagine su Google, con RAC saremmo stati gli ultimi, allora abbiamo detto, ma andiamo così, questione di comunicazione. Scusa. La questione in realtà è come ci siamo trovati con l'intervento di Rosanna, questo tuo intervento è un gancio perfetto per l'intervento di più che per l'intervento di Silvano, per chiamare in causa Silvano, nel senso che ci siamo trovati in macchina, mi pare, a parlare dell'arte nella natura e del suo, in alcuni casi, essere effimera e distruggersi, cosa che io apprezzo molto. Silvano mi diceva: io ho delle perplessità su questo, quindi non lo so se vogliamo introdurre il tuo discorso a partire da questo, se ti va di dirci perché sei perplesso rispetto alle opere che in qualche modo tendono a non lasciare poi una traccia nel futuro rispetto al loro essere presenti nella natura.
poi ti lascio le sue esperienze curatoriali, per cui il suo punto di vista sarà a partire dal suo lavoro specifico, almeno due progetti che segue. No, ho messo in bocca una cosa che in realtà è vera, ma... E allora chiedo scusa, ma... No, vera veramente, perché poi gli esempi che farò contraddicono... Esatto, parco nomade in realtà. Io mi ero posto più un problema, allora noi, la contemporaneità non ha il coraggio, potrebbe non avere il coraggio, in realtà, non solo... In realtà questo è un argomento che ha portato anche Michele De Lucchi, una settimana fa a Palazzo Venezia, no? Questo appunto dell'aggiungere costruzioni, no? L'aggiungere in un mondo che è già saturo, forse non è necessario aggiungere, fare qualcosa che abbia accorto di scomparire, o di poi fare un passo indietro, o di non aggiungere ma al limite sovrapporsi, che è anche un discorso interessante, non metto una cosa in più ma metto una cosa sopra, che qui non è un raddoppiare, no? Una stratificare, allora è il potere della stratificazione e anche con il vantaggio e come dire, la grande capacità che secondo De Lucchi hanno gli architetti e quindi anche gli artisti italiani e europei rispetto agli altri, cioè questa idea di stratificazione, no? Di procedere appunto per sovrapposizione e non per sostituzione. No, il dubbio che mettevo io era rispetto a questo, era forse una mancanza di coraggio, eh? Fatto che implica una grossa responsabilità per qualcosa che rimane, eh? E cambia l'approccio. Se io faccio qualcosa che so che poi scomparirà, in fondo come usare la replay, no? La vena, certo, la vena del cancello, posso permettermi di sbagliare più posso cancellare. Se so che uso appunto il calamaio non posso sbagliare, questo è molto più problematico. Da un lato è anche un meccanismo di sopravvivenza, producendo moltissimo, forse anche pensiamo alle nostre email, alla nostra comunicazione, comunichiamo tutti in maniera incredibile, si scrisse tutti su pergamena, avrebbe già saltato la terra, no? Di materiale di supporto per la scrittura, invece in questo modo le nostre funzioni spariranno o ne rimarranno molto pochi per questioni contingenti. A me Federica aveva chiesto appunto di non fare non affrontare la parte teorica o storica, quindi parlerò un po' No, ovviamente, o meglio, di farlo filtrandolo attraverso il tuo lavoro curatoriale. Esatto. Scusami, cioè, parlerò di me, non per edonismo, per perché sono io che ti ho chiesto di parlare di sé. Però nonostante questo parto addirittura dalla preistoria. Allora, quando il tema era appunto arte e coscienza ambientale, uno dovrebbe porsi un problema serio. Quando comincia il problema, la dicotomia tra le due cose. Sono partito da una frase appunto di Gilles Clément che dice appunto il primo giardino è alimentare. Paradossalmente nel momento in cui l'uomo si confronta alla natura, smette di essere nomade, di essere raccoglitore, diventa stanziale e si pone un problema appunto della coltivazione della terra, ma anche la creazione di una città e quindi della civiltà che parte appunto dalla città, lì si pone un problema. La città, le mura, ciò che è dentro, ciò che è fuori, ciò che è naturale, ciò che è artificiale. Quindi questo rapporto tra natura e artificio diventa poi la questione di rimente. L'arte è l'artificio per eccellenza. L'arte è forse quello che come differenzia gli animali dall'uomo, o l'uomo dagli animali, per meglio dire. Nessun animale fa arte. Molti animali fanno le costruzioni, ce le fanno il nido, i castori fanno le dighe, però non è la stessa cosa che costruire un'architettura. Anche se la prima architettura è andata per coprirsi la capanna, no? Ha una funzione. Così come il primo giardino, che vuol dire prendere della materia, che può essere appunto la materia alimentare, dei semi o della natura, e plasmarla, perché vuol dire non lasciare che faccia la somma, vuol dire imporre qui, no? Imporre vuol dire una scelta e fare in modo che ecco, ci sia una riga, no, di una striscia a terra, cosa all'interno di andata, una striscia a terra fatta di piante tutte quanto uguali, e quindi addirittura geometrizzare quello che poi nessuno non è. E questo è il primo grande rapporto, la prima contrapposizione. Però dobbiamo chiederci anche cioè, oggi questa contrapposizione, come la leggiamo? È diversa dal appunto, il mondo antico, il medioevo, il Rinascimento. Pensiamo solamente alla difesa dal giardino all'italiana o alla francese, perché all'estero diciamo alla francese, noi diciamo all'italiana, in realtà, sì. Alla francese o all'italiana e quella all'inglese. Quale dei due è più artificiale? Perché in realtà entrambi sono giardini molto artificiali. Giardino all'italiana è un giardino col bosso geometrico in cui l'intervento umano è chiarissimo, l'uomo piega, però perché c'è tanto la concezione dell'uomo al centro dell'universo che era in armonia con la natura, questo va detto.
oppure il giornale inglese invece anzi del 700 e lì simula addirittura una naturalezza che in realtà non c'è, quindi è altrettanto artificiale, se non ancora più artificiale, perché fa una doppia un doppio lavoro, no? Così sono cose che non c'è e faccio, mi sforzo per fare in modo che questa artificiale non si veda, quindi se ci pensiamo un doppio sforzo, no? Non è il castoro costruisce e poi diciamo però non si deve vedere. E un esempio, se siamo in Italia, è ad esempio il paesaggio toscano, no? La preservazione del paesaggio, quando parliamo di paesaggio, cosa vuol dire? Quindi la natura o comunque del paesaggio in generale. Questo è, non lo tocchiamo se è il paesaggio naturale, ma in realtà non sappiamo, non ci accorgiamo, non pensiamo che in realtà un paesaggio come quello toscano, ricco di la forma delle colline, i cipressi, che sono del tutto tipico, come dire, gli inglesi, gli americani, l'Italia pensa molto picturesco, no? Per cui il cipresso, la viuzza in realtà è un paesaggio artificiale. Anche le piante che noi riteniamo dopo Napoli, no? La Baia di Napoli con il pino marittimo, però viene dal Medio Oriente, quindi anche lì, no? C'è un elemento artificiale, non di costruzione anche del paesaggio e dell'immaginario. Tant'è che per esempio Cesare Brandi nel suo Teoria del Restauro, quando parla di distanza storica e distanza estetica, parla di distanza storica nel paesaggio, che sembra un paradosso, no? Ci dicono se c'è la bellezza romantica del paesaggio, invece parla di una storia, dice in realtà, qui ho messo una citazione anche, dice la conservazione di cotali aspetti paesaggistici deve farsi in omaggio all'istanza storica più che a una valutazione attuale dei medesimi. E se istanza v'è, si riferisce non ad un'attualità ma ad una fase storica del gusto. Dice il paesaggio toscano o umbro lo amiamo perché ci ricorda quello della Francesca, certo. E lo preserviamo così perché, certo, ci ricorda quello. Certo. E quindi è una visione, non lo preserviamo come preserviremmo la foresta amazzonica, no? Ma è un preservare un ambiente naturale perché era artificiale, cioè lo leggiamo come un ambiente artificiale, storico, e quindi quello è un elemento interessante. Quindi l'intervento dell'uomo sul paesaggio è qualcosa di complesso, bisogna anche capire qual è il ruolo dell'artista quando interviene sul paesaggio e cosa fa. Io appunto non volevo parlare di, faccio un salto enorme, non volevo parlare di artisti del Novecento, di altri artisti, per cui come esempio ho fatto un esempio di statue all'aperto, non proprio del Novecento, ma proviamo col 5-600 in qualche modo. Che vuol dire uno scultore, o comunque uno scultore fondamentale, il pittore all'aperto, insomma, diventa appunto scenografo oppure su quella del giardino. Cosa vuol dire? Esco dall'interno, esco dalla stanza del museo e vado all'aperto. Che faccio? Prendo una cosa che prima stava dentro e la metto fuori? Una cosa che prima aveva un tetto e la metto sotto la pioggia? È solamente questo? Allora, qual è la differenza tra questi due? La differenza d'approccio. La natura è solamente fondale, invece di avere appunto un muro, magari un affresco sullo sfondo, ho in realtà, come in questo caso, la natura. Oppure, facciamo il caso di Gian Bologna. Cavolo, questa è una scultura che all'interno non può stare. Allora, confrontarsi con la natura vuol dire qualcos'altro. Vuol dire, ad esempio, utilizzare delle dimensioni monumentali. No? Certo. Ace Smithson, quella è la differenza. No? La Spiraggetto non lo posso fare dentro un museo, in una stanza. Devo fare, se voglio le grandi dimensioni, mi permettono solamente tornare alla natura, certo, alla natura, che è quasi un paradosso. Però c'è un cambiamento anche di forma, di concezione. Allora, sicuramente, mentre appunto Pietro Tacca non si è posto il problema di come posizionare la statua, no? Cosa c'è intorno, invece appunto Gian Bologna si è posto il problema di materiali, di anche deperibilità. Il fatto poi è bellissimo, no? Il fatto che l'Appennino, no? La montagna, simbolo di una montagna, ha bisogno appunto di un certo di materiale, un certo di dimensioni. Quindi in quali termini si pone questo intervento dell'artista nel paesaggio? Qual è la coscienza? Chiaramente la nostra sensibilità contemporanea è lontana anni luce, no? Da quella degli artisti del Cinquecento, quindi è un altro mondo. Però come spesso accade ci aiuta, no? Guardare, soprattutto per noi italiani, no? Che siamo così, certo, no? L'esempio funziona sempre meglio, no? crea meno equivoci. E l'altro esempio era quello che aveva accennato sul rapporto con la natura degli americani e degli italiani. Lo uso anche l'esempio della pop art. Gli americani, o anche pensiamo appunto alla stessa espressionismo astratto, con lei stesso lo diceva, guarda che Pollock è impensabile in Europa, le dimensioni dello spazio della terra di Pollock sono perché guardava ai deserti, appunto alle praterie americane, sono impensabile. Quindi c'è un paesaggio in qualche modo lì selvaggio e quasi ostile, da sfidare, in maniera grandiosa.
la pupa dei pionieri, esatto, del West americano, quella, cercatore di miniere, esatto, quella è. In Europa in realtà il paesaggio è un paesaggio nordico, antropizzato, più piccolo, chiuso, in cui quindi, non c'è mai la natura violenta da... scusa, giusto il paesaggio alpino, cosa c'è, sì, questo mito romantico, per quanto anche lì gli alpeggi e quant'altro hanno influito pesantemente. L'altro approccio è un approccio tutto più intellettuale, Boyce, tipo di Boyce, è forse quello perfetto. In Italia abbiamo Girardi, Baruchello, insomma, un approccio diverso alla natura. Io a questo punto vado veloce, per cui accelero. Quindi tutto questo come entra nel tutto questo come entra in due, no, porto due esempi, due cose di cui mi occupo, mi sono chiedo mi sono scusa occupato. Silvano, perché ovviamente quando noi parliamo di responsabilità dell'artista, laddove c'è un agire di un curatore che sviluppa un progetto che prevede l'intervento degli artisti, il curatore è in prima persona responsabile non solo del suo stesso agire rispetto all'ideazione del progetto e alla messa in opera del progetto, ma diventa doppiamente responsabile in quanto chiama a sé degli artisti, quindi cosa fa? Sceglie degli ulteriori attori e quindi la sua responsabilità è doppia, sceglie, cioè mette in atto un progetto attraverso l'agire degli artisti da lui stesso scelti, quindi in qualche modo si fa carico anche delle responsabilità di diversi soggetti che sono gli artisti. Lavoraccio, praticamente. Quindi faccio due esempi concreti, una cosa che conosco bene, magari mi fa anche domande così... Un progetto utopico, cioè non realizzato, e uno invece realizzato, anzi ancora in corso. Uno appunto è il Parco Nomade, appunto sogno della Fondazione Volume per la quale lavoro, e poi cosa l'altro invece non lascio niente e l'altro invece appunto un progetto realizzato con la Crena dell'Aquila che si chiama appunto Ermi Arte. Il primo è un parco immaginato di 40 ettari, immaginato è iniziato addirittura, poi insomma arenato per certi versi, speriamo di recuperarlo in qualche modo, se non a Roma da un'altra parte, nella periferia romana, sotto il famoso Corviale, quindi siamo tutta la periferia ovest di Roma, il famoso edificio appunto di un chilometro di lunghezza di Mario Fiorentino. E poi invece l'altro è su una serie di interventi di artisti che sono già al secondo anno, 20 artisti, 20 eremi abruzzesi il primo anno, 10, ci siamo limitati quest'anno che è stata la fatica dell'anno precedente, a 10 interventi quest'anno, in corso fino al 30, a 30 settembre. Se volete c'è anche un po' di brochure, faccio pubblicità. Sì, magari questa è l'occasione per conoscere, l'appunto non è lontano, però non esatto. Questi due esempi portano due problematiche molto diverse l'una dall'altra. Perché da Volume, che è uno spazio chiuso, una fondazione arte contemporanea, faccio brevemente due parole, vi faccio vedere di cosa parliamo. Volume è una fondazione che nasce da uno spazio. Nel 1997 il presidente della Fondazione Volume, Francesco Nucci, neurochirurgo, collezionista, dice di... compra un appartamento a piano terra di Trastevere, questa parte qui, siamo su strada, questa è via San Francesco di Sales, ha un primo ambiente che è l'ambiente di un maestro vetraio, e poi dietro c'è l'ambiente della casa, e tant'è, questa è l'entrata dal portone del condominio, un palazzetto del 600, cioè 500-600 tipo di Trastevere. Non ne vuole fare una galleria, non ha idea di cosa fa, ne sta un anno a parlare con artisti come Cunellis, Alfredo Pirri, Montani, il filosofo, Nicola Di Battista, a cercare di capire che cosa faccio in questo spazio. Alla fine dice, beh, cominciamo i lavori. I lavori li affidano a tre artisti, appunto Alfredo Pirri, Bernard Rudiger e Yannis Cunellis, che cominciano in realtà a esplorare lo spazio, a togliere tutto quello che c'era, le sovrastrutture, i pavimenti, le pareti, qualsiasi cosa, e a scoprire questo spazio. È una mostra che dura un anno, in tre tappe, sa come questa è una formula che funziona, in un certo senso, e quindi decidono di affidare di volta in volta questo spazio a un artista, e quindi far trasformare questi ambienti in un volume, appunto, punto esclamativo, anche di affermativo, non uno spazio che accoglie opere d'arte, cosa interessante per il concetto di le date di giardino, di scultura, non è uno spazio che accoglie sculture o pitture, ma uno spazio che si fa opera, temporanea, che poi alla fine, essendo il lavoro fatto con lo spazio, alla fine della mostra si smonta tutto e in questo caso l'arte successivo si sovrappone a quello che c'era, una nota di palinsesto vero e proprio.
Scusa, dico, la cosa interessante di Volume è che questo approccio trasforma ogni volta lo spazio, cioè gli artisti intervengono e spesso lo manipolano veramente, cioè cambia forma, alzano muri, li buttano giù, cioè c'è proprio una completa trasformazione del luogo che appunto, come dice Silvano, diventa parte stessa del lavoro. E appunto qui con questi Gianni Dessì, Pier di Marina Paris, Piero Capitareis, Jaume Plensa, ognuno trasforma, lavora con lo spazio. Ora, uno dei problemi che ci si è posto, diciamo, è questo è il film non resta la documentazione, però non resta nulla. Allora, come è possibile mantenere queste opere? Non è possibile mantenere così com'è. Allora, nell'idea di in qualche modo dare concretezza o fermarla in qualche modo, l'intuizione tra il presidente è stata quella di creare un parco di sculture all'aperto, no? Dei moduli, li chiamo moduli, li chiamo in realtà, che pone un problema, cioè se io metto una cosa in uno spazio, questa cosa la posso portare da un'altra parte, ma se l'opera è lo spazio non è che posso, cioè non è proprio materialmente possibile. Per cui l'unica era mantenere l'idea e far confrontare l'artista con un architetto, e fare in modo che cosa? L'artista porta la sua idea all'architetto, l'architetto fa in modo di costruire un ambiente, uno spazio che possa in qualche modo accogliere questa idea. Questa è una bella frase che ha scritto appunto Alfredo Pirri, no? Volume sbucato dalle parti di Corviale, dentro la demosale di quella vaneggiante luminosa, tanto rende da confondere il suo contenuto con la linea del cielo, a parte la parte poetica molto, molto bella. L'architetto è quel personaggio pratico, in qualche modo, per dare forma concreta all'idea dell'artista. Questo però dovrebbe essere collocato in un museo, in un ambiente chiuso? No, invece proviamo a portarlo all'aperto. Un altro privato, perché io parlo sempre di fondazioni private, aveva a disposizione una tenuta di 40 ettari appunto sotto Corviale, ecco la stecca di Corviale, che avrebbe dato a disposizione questo terreno, che però era quello che fa parte della tenuta dei massimi, quindi era un sistema di parchi semiperiferici urbani, insomma, e in qualche modo Corviale segna il confine tra la città e la campagna, tra come dire, la città e l'agro romano. Ci ha levato il Fiorentino. Esatto, la famosa critica, no? Che, però la questione appunto era mantenere un rispetto, un'integrità ambientale, per l'appunto dell'agro romano. Quindi non fare il parco in cui vado lì, disbosco magari, oppure trovare uno spazio che potesse adattarsi a quest'idea, ma che poi fosse rispettato. E quindi l'idea è quella di ripensare quanto il concetto di arte pubblica, cos'è arte pubblica. Quindi rilanciare anche attraverso le forze dell'arte l'agro romano e il territorio periferico della città. Quindi un intervento di artisti di altissimo livello, che in qualche modo cambia anche proprio culturalmente, diventa un polo nuovo, Corviale. Il progetto va velocissimo, quindi l'idea è di costruire dei moduli, ecco qua, questo è un esempio, ogni singolo modulo deve partire, l'unico vincolo è l'architetto e l'artista possono fare ciò che vogliono, l'unico vincolo è che deve seguire delle forme standard, perché questo parco deve essere nomade, si chiama parco nomade, cioè deve poter viaggiare, per cui lo devo poter smontare facilmente e caricare su un camion da trasporto e poter appunto viaggiare. Perché pone una questione anche sul suo impatto sull'ambiente. Esatto, perché deve essere appunto come un campo nomade temporaneo, e di aver poter creare tanti parchi di velocemente in tutto il mondo, o comunque magari essere viaggiare appunto facilmente e poi essere ospitati magari da altre istituzioni che accolgono, non so, un modulo fatto da Cunelli, piuttosto che Bonanno, però non so, ce l'abbiamo però, ah, sì, volevo anche realizzare. Carla Cardi, come in questo caso, quella però l'abbiamo pensato lì, non so, ve li faccio vedere, però appunto prestati e quindi viaggiano in varie parti della città per poi tornare. Il progetto è stato affidato all'intervento, che la vedete, questa è Roma, questo è il raccordo anulare, sta qui, e questa è l'area di intervento.
questa è la stecca di Corvera, vedete quanto è un chilometro, e questa è tutta l'area, un'area enorme in realtà, e si è deciso di intervenire per stati successivi. Vado un po' avanti, questa è la veduta del questa è l'unica preesistenza che c'era e che c'è ancora. Classico, quel colore. Esatto. Quindi è una zona che ha uso agricolo, che doveva rimanere con questa quella funzione agricola, quindi non stravolge o cambiare la destinazione del paesaggio. Tant'è che João Nunes, importante architetto paesaggista portoghese, ha fatto un progetto meraviglioso in quattro paesi successivi. Vado veloce, non lo racconto, se no andiamo. L'idea di fondo era di creare una griglia, questi erano i diversi moduli, qua c'è una cosa interessante, con delle strade, dei percorsi ippociclopedonali, insomma, quella è una sensibilità tutta contemporanea in realtà. Un progetto molto ecosostenibile, non c'è un intervento, non si fa la colata di cemento, certo. senza basi per appoggiare i moduli, un parco che tra l'altro doveva vivere in simbiosi con la natura, cambia, no? La natura è questo, il museo di chiuso è uguale tutto l'anno, la natura in realtà cambia durante le quattro stagioni. Una delle intuizioni di Nunes era stata appunto quella di creare delle strade srotolabili che un po' simulassero le balle di fieno tipiche del paesaggio contadino. Attraverso queste strade arrotolabili passava anche la corrente. Quella idea che la strada era appunto era utile, perché era un percorso per ripararsi dalla terra, no? dal terreno bagnato e quant'altro. Se il moto veniva prestato e quindi viaggiava, si poteva riarrotolare la strada, quindi e scomparire. C'era questo elemento, no, di provvisorietà e di modularità. Questo lo dobbiamo, lo facciamo. Legato, subito. Allora, alcuni esempi, faccio vedere alcuni esempi di nuovi. Noi siamo per lungo, perché va da laggiù fino al boschetto, no? 50. Poi con un protomone grande così, c'è una dimensione. Una pallona. C'è una pallina. Si può fare sì, cerco di fare un percorso a... L'esempio, per esempio, questo di Carla Accardi, il più piccolo, il gruppo di giovani architetti romani, partendo da un disegno della Accardi, l'hanno in qualche modo tridimensionalizzato, l'hanno messo nel paesaggio, una sorta di labirinto quasi, con le pareti trasparenti, e quindi non bloccava la visione del paesaggio. Dall'alto però era possibile vederlo. Qui l'hanno inserito in un bel quadro di Gorò della campagna romana, un fotomontaggio, però questa era un po' l'idea, no? Una base, erano 6x6, quindi 2 container attaccati praticamente. Un altro esempio era quello di Giuseppe Gallo e Massimiliano Fuxas, vado veloce. Questo è un fatto un po' più forte, diciamo, però... Ovviamente... Quindi, come dire, questa sorta di L, questa torre, quasi questo hotel, messo in giro. Ma ricorda benissimo... C'è! ...la casa economica con l'affare, l'insilamento. Nonostante tutto, tanto è nato anche questo in una cena, uno schizzetto su un foglietto di carta durante una cena. Lui ha pensato a questa sorta di donna adagiata, che questa è così, vabbè, vado veloce. Quindi lui cerca bene su di Archera, anche qui l'idea invece di mettere la L uno sopra l'altro, che è un ambiente in acciaio corteno, perché il ferro corteno per cui si riaccherisce è un elemento naturale. Io devo finire tra pochissimo. Questo è l'unico esempio che abbiamo in realtà di una mostra fatta dentro volume, che era questa qui, Paul Morrison, che ha dipinto con questi monocromi, pareti con bianco e nero, questo esempio anche molto pop, con questo vetro all'interno, e quindi raddoppiava l'ambiente, tu passavi all'interno, sembrava essere una verità, camera picta. E quindi cosa hanno fatto con gli architetti? L'idea era questa qui, staccare i pannelli, in questo caso abbiamo usato i pannelli, staccare tutti i pannelli e fare, invece che un ambiente, come dire, fatto a U come volume, una striscia stretta e lunga, vedete, qui sono tre container uno dopo l'altro, in cui c'era di nuovo questa natura artificiale, però vedete, ci sono ancora la porta di volume, le finestre, questo lato qui, si vede meglio da qua forse, ecco qua, vedete, questo è a vetri. Il vetro è tipo quelli dei grattacieli specchianti, no? Per cui trasparente dall'esterno, quindi si vede,
però specchiata all'interno, quindi l'interno parcheggiando dentro aveva lo stesso idea di tunnel, sì, no? Sì. Però da di fuori avevi questa idea, poi se guardavi dalle finestre c'è ancora un altro tipo di elemento. E qui però c'è pure uno sfondamento sulla sì. natura, per cui diventa certo, una compenetrazione tra sì. paesaggio artificiale e paesaggio naturale. Come erano poi le vetrate Liberty a modo sì. loro, la stessa sì. concetto, no? Del fuori che entra dentro e viceversa, sì. insomma è... E quest'altro invece è appunto di, quello di Lim, quello M0, sì, ho visto, in cui in realtà era un cannocchiale per guardare, no? Cioè tu entravi dentro, lì c'era un isolamento della natura, lui non sapeva guardare, era no, come un pozzo, no? Da, il cielo di natura questa, ma sì. pozzo il totem. Un totem, ah, ecco, sì. no? Vabbè, il video non lo questo vediamo. Non c'è però, scusami, no? È solo progetto. Solo progetto. Ah, okay. Dire, fare cose a Roma diventa. Che questo è un progetto che richiede ingente materiale di denaro. E quindi molto prima. Con quale sindaco nasce questo? Rutelli, no. No, no. Veltroni. Cioè, Veltroni. No, in realtà nasce, cioè nasce l'idea, nasce prima, poi l'inaugurazione, cioè, c'era già le mani, se l'è trovato lì lì. Esatto. Così, sì, la prima cosa che ha fatto il comune ci ha dato i gratis e la pubblicità, pubblicità e ci ha promesso che avrebbe spostato la prima dell'autobus. Ah, se lo fate vi spostiamo la prima dell'autobus. Grazie. vado solo un secondo, due minuti, solo per spiegare invece un altro problema, no? Eremi Arte, no? C'è un problema diverso, lì c'è il problema di portare uno spazio interno che però è uno spazio esterno, all'esterno, quindi in che modo, senza un intervento forte sulla natura, una serie di appunto di bisogni di sensibilità. Qui c'è un intervento con a minor budget in realtà, era diverso. Il direttore dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, Marco Brandizzi, ha presentato un'intuizione, cioè noi dobbiamo fare per relazionarci col territorio, valorizzare quella che è, secondo me, secondo lui, secondo noi, la una delle peculiarità dell'Abruzzo, no? Abruzzo, da Morrone, gli eremiti, l'eremitaggio, la religione, la spiritualità, la montagna, gli eremi. L'Abruzzo è costellato di eremi, medievali fondamentalmente, dal XII secolo fino all'Ottocento, c'erano ancora degli eremiti sulle montagne abruzzesi, e chiedere agli artisti di intervenire in questi luoghi. Tant'è che il suo titolo era percorsi tra arte, natura, spiritualità. L'idea è incrociare anche di un pubblico diverso, per cui tu come pellegrino o tu amante del trekking arrivi in un posto e per forza inaspettato di trovare davanti un'installazione, un intervento artistico che magari ti incuriosisce. Oppure viceversa, tu amante dell'arte, globetrotter diciamo dell'arte, perché ti piace quell'artista, ti fai anche due ore o tre ore di cammino e scopri in realtà un paesaggio straordinario, dei monumenti storici, appunto. Veramente sono dei posti. Io devo dire, è stata una grande fatica, però ringrazio di poter aver fatto questo tutto, perché sono una scoperta continua di posti meravigliosi. Devo dire, la tecnologia aiuta, tanta gente ha visto un video meraviglioso e poi c'è andato. Perché comunque alcuni casi sono due ore di cammino, è faticoso. Abbiamo un sito internet chiaramente dedicato, lì ci ho messo la geolocalizzazione, se tu clicchi lì, se tu vedi dal cellulare vai su Google, ci sono anche le indicazioni che vai, perché non è sempre facile, se sono appunto gruppetto di peso sulla montagna, appunto la Google Car non ci arriva. È stato difficile arrivare qua se non c'era lei al telefono. Per cui arriva, cioè abbiamo messo anche indicazioni, come dire, scritte, arriva a quel punto, ci troverai. Sono molto diversi in realtà, perché alcuni sono dei veri e propri santuari, che hanno un'apertura, una guardiania, e altri sono veramente delle grotte disperse sulla Maiella. E quindi, però questo è anche il fascino. È un problema per l'artista, e questo è interessante, non so se riusciamo a parlarne dopo. Sì, sì. L'artista di oggi, perché una volta era più facile, ci sono degli interventi artistici in queste eremi o in queste grotte. L'artista medievale partiva con i suoi colori, andava lì e faceva l'affresco della Madonna o il bambino o del santo di turno. Oggi l'artista dice: io che vado a fare lì? Hai un rapporto con l'artista, il rapporto con la natura è superchiante. Forse nemmeno preparato.
Dice, oddio, che faccio? No, non posso fare niente. Faccio un intervento mio. Perché sono degli artisti. Un intervento. Per questo dicevo, no? È complicato. Però purtroppo nessuno si sente di fare un intervento. Cioè, l'intervento forte. Minimo, secondo te, è un modo di responsabilizzarsi? Non lo so, perché poi c'è la cosa contraria. Perché io dico, vabbè, io sono un artista, faccio il mega intervento. E a quel punto anche quello non certo, è rispettoso. No, quindi se non sei rispettoso, ti deresponsabilizzi. Cioè ti togli la parte della responsabilità, quindi non c'è risposta. È diventa difficile fare un intervento. Però forse è una difficoltà di sguardo rispetto alla voce, questo è un po'. Cioè c'è un filtro, tu mi parlavi proprio del fatto che uno poi fa i percorsi tramite internet, ti dice proprio la distanza, esatto. Cioè, riguardo il luogo. Sì, sì, sì. Questo è probabilmente un disagio. Vabbè, poi non è che lo puoi toccare, non è che. Cioè, sì, ma è solo anche di percezione, secondo me. Non lo so, sarebbe interessante. Sarebbe interessante capire se qualcuno si è sentito intimidito anche dall'aspetto spirituale del luogo, cioè se ha sentito una responsabilità legata non solo all'ambiente, ma se. No, quello un po' meno. Cioè, ma anche fatto. Sì, ce la faccio vedere poi. Sono 20 primo anno, 10 non mi servono al guado per dipingere blu le volte, perché io ne ho visto un paio di me. Usavano il guado i frati, se vi serve il guado, il colore del guado io ce l'ho. Solo che mi sa che oggi non si può dipingere le mura di quei monti, sono vincolati. E come ci sono dei problemi? Dove manca il colore? Permanenza, diventa un problema, perché adesso ci sono i vincoli, diventa molto complicato. E poi diventa un problema anche di. Un posto frequentato al museo, sai che c'è con il cordolo non certo. Scavalli lì con sei libro, sei in montagna, non c'è nessuno. Sì, ti brutano le mani, no? Puoi andare libero sport. Le opere sono state fino adesso, scusami, mi interrompo, sono state tutelate, nel senso che c'è stato qualche problema. Perché c'è stato molti problemi, c'è stato sotto il primo anno, poi il secondo anno ti faceva di. Di correggere il tiro, perché poi lascio le cose incustodite, vivono di vita propria. Vivono al volo, se le rubano, le vandalizzano, o perché non lo sanno, o perché lo fanno apposta, che non c'è se uno, due, tre, per cui diventa. Però diventa con gli artisti diventa una sfida grande, perché cosa faccio riferimento? Ho portato tre o quattro esempi molto rapidi. Allora, il primo è Capo Silvia Vera, Villa Lago, su tutti gli eventi di quest'anno, quindi se volete potete ancora vedere fino al 30 settembre. Villa Lago, che è appunto un posto straordinario, bellissimo, quindi c'è questo paesino su questo luogo tra le montagne. L'anno scorso avevamo avuto un evento pittorico all'interno dei quadri, quest'anno invece Capo Silvia Vera, un artista giovane francese, ha fatto in realtà lì più di 10 giorni. Sono anche di residenza con tutto il paese che ha lavorato insieme a lei, ha fatto una riflessione interessante, e questo vuol dire appunto non vado lì e porto il lavoro già fatto, ma faccio arrivo lì, penso, ma l'hai fatto già con un'idea, però penso e lavoro su quello che quello è l'oggetto. E lei ha fatto una riflessione, ha confrontato i pastori e la transumanza francese con quella italiana, abruzzese in particolare, e dice, mentre gli abruzzesi lungo il percorso, portati dalla Maiella fino alla Puglia fondamentalmente, allora o delle grotte naturali, oppure si costruiscono delle pietre, dei luoghi di fortuna. I francesi invece avevano già inventato la roulotte, fondamentalmente, cioè vedete, ci sono le pecore dietro e il pastore attaccava, o addirittura trainato in alcuni casi a mano, oppure attaccava un cavallo a un asino, questa sorta di piccola casetta mobile con le ruote dove poteva dormire, rifugiarsi e proteggersi in qualche modo. Quindi lei ha deciso di mescolare le due tradizioni. Ricostruire a Villa Lago una, poi questo faccio vedere meglio, eccola qua. La stessa, diciamo, struttura. Un po' come Andrea Zittel, vagamente. Però in questo caso era non immobile, perché pesava talmente tanto che in realtà non era, non lo portare, non so se l'avete visto con il. C'è voluto il camion, insomma, sarà molto complicato. È un paradosso, cioè è in realtà una cosa mobile che diventa immobile. E poi l'apposta su un punto meraviglioso di paesaggio. Cioè come. Andiamo da solo. Eccolo qua, che guarda su un'altura, guarda il lago e l'eremo, che è questo punto in basso. Che è appunto una visione panoramica e poi tipica delle grotte eremitiche abruzzesi. Nella montagna c'è questo paesaggio straordinario.
dubito qualche pastore appunto francese che collasse lo stoppino per poi metterlo là, no? Faccio un percorso più facile, quindi è interessante, e poi l'abbiamo lasciato lì, questo rimarrà lì. No, questo sarà un intervento anche d'accordo col sindaco permanente. Quindi diventa una specie di rifugio per chi... Se vuoi puoi andarci a dormire. Tu vuoi dire, è libero. Un altro intervento invece completamente diverso, Bogambera, artista americana, anche lei con una vaga idea, è stata anche lei 20 giorni a Roccamorice, vado chiudo, e ha fatto in realtà un intervento temporaneo. Ha deciso di, cioè, come spesso accade, l'aereo poi in basso c'è, deve esserci l'acqua, quindi c'è sempre un ruscello che scorre. Ha deciso di andare giù al ruscello, raccogliere i ciottolini, sulle ghiaietta del fiume, riportarla in realtà a monte, quindi fare un percorso contrario, e appoggiarla, la vedete? Dentro una struttura di creta, creare sorta di grossi invece sassoloni, così come forse era la gara iniziale, però in avanti mi scappo Carlo, tanto è l'ultimo, in creta, chiaramente lo si è l'apposto durante lungo il percorso, lo vedete? Chiaramente esposto alle intemperie, pioggia, sole, si è seccato e questi un po' come delle piccole uova di Pasqua si rompono e lasciano fuori questa ghiaia. Chiaramente negli anni con l'acqua, quant'altro, chi percorrerà questo sentiero, diciamo, tra qualche anno, troverà dei sassolini, ma questi che c'entrano, no? Quindi è una versione anche quasi poetica, no? Questo riportare a monte ciò che è a valle e una trasformazione del paesaggio vero e proprio, la creazione di un nuovo paesaggio. Ma sì, o anche questa la penona, in effetti sul paesaggio come scultore. Ma dentro la creta ci sono sassolini, poi la porgete, la portano nella creta, non ci mettono dei segni di prossimo, perché è un sistema adottato da tutti i naturisti oggi, è anche un modo di recuperare la biodiversità che è erosa. Però questo è un lavoro con la vegetazione, io mi sono interessato, forse non è neanche la missione dell'artista, forse mentre ponevamo questi sassi, io mi sono divertito dal cotone di fiori, poi ce l'ho intitato, si è un po' arrabbiato in realtà. Cioè, questo è l'altro lavoro, allora ti chiederei se stai ancora magari di arrivare a Biancolempe, perché esatto. Pure Manero, se faccio una cosa veloce. No, allora vediamo Manero. Manero invece ha fatto un lavoro che si chiama Mistia Contemporanea, Mistia Moderna, sulla gola di Fra San Martino Meravigliosa, e si è ispirato a Philip Dick, quindi il padre della fantascienza, che racconta nella sua biografia che aveva avuto una sorta di folgorazione, illuminazione, dei poteri straordinari, perché una ragazza che gli riportava un pacco, una consegna, aveva un ciondo che rifletteva una luce rosa. E secondo lui questa luce rosa era tra dei poteri paranormali che ha conferito, quindi aveva dato doti di preveggenza. In realtà era solo impasticato al momento. Però questo gli ha permesso di scrivere Esegesis, questo librone di 3.000 pagine. E quindi che ha fatto Ero a ricreare dentro quest'eremo una luce artificiale rosa, in realtà è riferito anche alla Monte Young, però insomma complicato, non andiamo avanti, e poi ha appeso, sospeso questo tomo di Biancovalente, questo è l'ultimo, nell'eremo di Grotta Sant'Angelo a Palombaro, ha fatto un intervento in realtà molto molto bello, molto poetico, anche lì minimo, mentre l'anno prima Aurelien Moplot, ci ha fatto passare un sacco di guai con la sovrintendenza, ha dipinto di nero, questa è la prima volta, di nero, via. Col carbone questo sperone di roccia, lo vedete? Eccolo qua. Invece Biancovalente hanno un intervento minimo, hanno riflettuto sul tema degli eremi e dell'eremita, e hanno realizzato in Pierre di Latronico, che è il paese a cui loro sono particolarmente legati, perché Biancovalente è una coppia di artisti, lui e una lei, lui napoletano, lei di Latronico in Basilicata e vivono a Napoli, però sono legati all'Atronico perché sono, al di là del legame affettivo e di origine di lei, stanno facendo dei lavori di arte pubblica anche con la comunità
proprio a Latronico. Quindi hanno preso un pezzo, un blocco di pietra di Latronico, l'hanno fatto scavare all'interno, ci hanno fatto un buco sopra, poi l'hanno rifatto richiudere sotto, l'hanno portato dentro la patente centrale, sono venuti in pullman, con un carrellese ancora di questa cosa, poi ci sono quasi venuti a piedi per portare su questa pietra, che in realtà non è una pietra, è una sorta di lanterna, eh? Perché questa è la loro riflessione, cioè, nel tentativo di dare una risposta a domande esistenziali, questo è il loro testo, sono nate le religioni, si è sviluppata la filosofia e alcuni individui hanno sentito e sentono ancora il bisogno di isolarsi dalla mondanità, dal quotidiano, per donare a se stessi e all'umanità il tempo, la mediazione, la preghiera. Ci sarà sempre una luce accesa finché l'uomo continuerà a porsi domande sul mistero della vita. Quindi è una lucina, quella. La lucina, c'è cioè uno stoppino, si accende, loro invitano, come dire, il pubblico a tenere invita questa luce, no? La luce anche della cultura, dell'arte, e a rimboccare con l'olio la fiamma, riaccende come si sia spesa. Quindi con questa frase voglio chiudere il tragedio. Interpelliamo i Gino Luca, salutiamo Rosanna Ruscio che ci deve salutare. Grazie. Così mi chiami come pubblico. Quindi, se dopo ci saranno delle domande rispetto all'intervento di Rosanna, risponde a quelle sempre il collega Silvano. Che cosa? Nel caso di domande relative all'intervento di Rosanna, risponde Stefano. Risponde Silvano per lei. Io avevo appunto una domanda rispetto, e poi passo la parola a Iginio, avevo una domanda rispetto a Eremi e mi domandavo appunto quanto nello specifico abbia pesato per gli artisti il rapporto... Scusate. Il rapporto natura-eremo, cioè quanto sulla bilancia abbiano calcolato l'eremo o abbiano calcolato il panorama nel quale l'eremo si inserisce, e poi che tipo di scelte hai fatto tu rispetto a voi, perché siete tre curatori, rispetto agli artisti, cioè voi curatori a quali artisti avete guardato? Cioè, la selezione degli artisti è stata fatta sulla base di quale criterio? Così io approfitto di questa sedia. Allora, chiaramente è complesso, perché devi riuscire a trovare un artista che abbia la sensibilità di relazionarsi con un artista pop che lavori con materiali artificiali, avrebbe meno senso, per quanto che il contrasto potrebbe essere interessante. Per cui noi abbiamo cercato di, soprattutto quest'anno, di chiamare artisti che lavorano spesso con materiali naturali, quindi questa è una cosa possibile. Perché abbiamo capito che forse funzionava più il lavoro su lungo il percorso che non dentro l'eremo. In che senso funzionava di più? È perché appunto in un ambiente così fortemente caratterizzato quale la chiesetta in cima alla montagna, arrivare lì e mettere un oggetto all'interno non valeva nulla senso. È un oggetto che appunto si aggiungeva agli altri. Inevitabilmente entrava in conflitto con gli altri, allora l'intervento contemporaneo, con l'intervento. Cavolo, è difficile rivaleggiare con un affresco del 1200, magari appunto con le lacune, che ha tutto un fascino che viene anche dal tempo. E quindi abbiamo capito che spari un intervento lungo il percorso che ti accompagnasse. Quest'anno abbiamo ben tre interventi in più audio, la parte sonora funziona molto bene, perché nel paesaggio tu dai un tono emotivo magari al paesaggio e non visivo. Quello rimane integro e tu accompagni la visione, era un'ipotesi totalmente reversibile, non lasci nulla, ma tu spengi la cassa, l'intervento era minimo. Oppure appunto artisti che sapevamo potevano relazionarsi con la comunità, Moira Ricci per esempio, che lavora sulle comunità dell'entroterra italiano, ha fatto su questo un ottimo lavoro, è stato lì una settimana, è stata da lì, non c'ho idea, si è messa al bar, cioè andata prima all'Eremo, che era in realtà vicino, poi si è messa al bar del paese, così, e a parlare con le persone, a raccogliere le storie, no? È stata un po' l'attrazione, paese di 80 persone, per cui immaginate, no? C'è quest'orso che si aggira, che è l'attrazione del paese, e poi c'era Moira Ricci, la seconda attrazione, subito dopo l'orso c'era lei che stava lì e raccoglieva domande. E poi dice appunto di fare un lavoro con la comunità.
per cui ha portato l'eremo nel paese. Come? Allora, okay, allora, beh, sì, perché io lo so, però magari vedete, non è chiarissimo. Tra le storie raccontate, lei ha scoperto, diciamo, che quest'eremo in realtà è una chiesa recente, ma legata a una fonte, a una sorgente, miracolosa, le leggende, si va la notte del 23 giugno, quindi viene il 23 giugno di San Giovanni. C'è sempre qualcosa. Il 24 è legato anche al mondo pagano, no? Siamo insomma, il giorno dopo il 21 solstizio d'estate, quindi legato alle stagioni, legato appunto al sole e quindi alla rinascita, no? Il sole come elemento di rinascita. C'era un anziano zampognaro che, seguendo l'attenzione che era del padre e del nonno, si recava tutti i 24 mattina all'alba, giugno mattina all'alba, a suonare con la zampogna un'ode al sole. Prima ho cercato di registrarlo, perché è difficile come relazionarsi con questi personaggi. Prima ho scoperto che questo del sole in realtà era semplicemente la versione con la zampogna dell'Inno alla Gioia di Beethoven. No? Quindi abbiamo comunque siamo riusciti a realizzarlo comunque e a diffondere. Prima lo fare all'alba, tutte le mattine all'alba. Poi si è detto, guarda che prove da sassate. C'è il secondo giorno, quindi abbiamo deciso di, anche lì, no? Dice il curatore, si inventa qualche cosa, che facciamo, vabbè, ribaltiamo la situazione, non l'alba, poi il sole allo zenith, per cui alle 13.10 scatta ancora fino al 30 giugno questo disco registrato che appunto che diffonde questo inno che dura 2 minuti nel paese. Eravamo dubbiosi, invece siamo andati per fare un talk e contentissimi, da te c'era la festa del paese e mentre facevamo come questa, diciamo, una conferenza di presentazione del lavoro e del progetto Eremi, addirittura c'era venuta la banda del paese che ha suonato da sotto il municipio di Inno alla Gioia con è stata una cosa meravigliosa. Però allora lì dice il lavoro ha funzionato, no? Hai un ritorno, no? La comunità, però non è rimasto nulla. Questo però ti permette anche di non raccontare. Beh, è rimasto dentro le persone, ce l'esperienza, no? Che poi fa parte di quella tradizione che poi, esatto. In fondo, scusatemi se... No. Nell'ambito della Land Art è molto importante questo, noi ce lo dimentichiamo sempre, e gli artisti talvolta oggi se lo dimenticano, ma una delle caratteristiche importanti è che laddove l'opera sia, come dire, fruibile e raggiungibile anche, è molto importante e permettere al pubblico che diventa fruitore di fare esperienza. E questo è fondamentale, perché poi è un'operazione, anche se vogliamo, ideologica, politica in senso, il termine, il senso migliore del termine, ovviamente. Su uno spazio, esatto, ma è un'azione politica, esatto, ti muovi. Esattamente. Quindi, insomma, cambi. In questo senso ha funzionato, non è rimasto niente apparentemente, di fatto è rimasto moltissimo. Perché le persone hanno fatto esperienza, questa esperienza comunque li ha cambiati. Poi, come dice giustamente Andreina, entra a far parte di una tradizione orale che si rimanderà di generazione in generazione, come quella volta nel 2017, accadde. Non ho fatto vedere il video, però appunto era un pezzetto in cui Paolo Iacoboni di MA0, che hanno fatto il lavoro con l'IM, dice che appunto parlava del parco nomadi, cioè è un dispositivo, e mi ricorda molto gli interventi appunto dei nomadi, degli zingari, no? Che arrivano, fanno l'accampamento, poi smontano, vanno via, in realtà vanno via, ma qualcosa rimane, cioè rimane profondamente, quindi anche come dire, smontando anche quando non è cambiato tutto, niente, qualcosa, cioè quel paesaggio in qualche modo è cambiato, sarà modificato per sempre. E questo è un punto anche esempio di noi Alici, e ci permette di fare anche una terza edizione, perché sennò è a noi, un cumulo. Bene, grazie. Prego. E il lavoro di Moira Ricci in qualche modo ci introduce anche al lavoro di Gino De Luca, che dicevo prima è un artista visivo, è un musicista, il che significa che spesso nel suo lavoro non c'è musica, ma l'aspetto sonoro è importante. E come nel caso di Moira Ricci c'è stata una relazione tra comunità umana, la comunità locale e l'artista, accade talvolta nel lavoro di Iginio che questo sia presente. Nello specifico, perché Iginio De Luca oggi qui? Perché Iginio, dicevo, non è un artista che lavora il cui segno incide di solito nella natura,
non ha fatto dei lavori di anche sonori, per esempio in uno spazio urbano, in un piccolo centro vicino Latina, però la natura, no, mi ricordo un piccolo festival, sbaglio? Ho detto una paginata? No, piccolo... se non mi ricordo. Vabbè, verificheremo sul suo sito. Però è stato invitato... Anche Blitz hanno molto... Anche sì, Blitz hanno molto, in realtà forse avrete letto sui giornali di Gino De Luca, perché allora, diciamo che in generale la sua produzione prende due filoni, un filone intimista e un filone pubblico, casareccio diciamo, è qui, polemico, ma anche molto divertente. Sono dei blitz che lui fa nelle città, per lo più a Roma, o solo a Roma, solo a Roma. Sono spesso legati a eventi di Trevi, no, Fontana di Trevi no, però per esempio quando è uscita ne cito uno, l'ordinanza, sono legati a fatti di cronaca e cronaca politica. Spesso quando il sindaco Lemanno ha emesso l'ordinanza anti-bivacco, per cui non si può mangiare in città, Gino De Luca si è presentato con una scultura e una rosetta con la mortadella gigante, e l'ha presentata gigante e l'ha posizionata al Campidoglio, alla piazza del Campidoglio, senza permesso, ottuto rigorosamente senza permesso, l'uomo più fermato dai carabinieri in Italia, credo. Quando il nostro presidente della Repubblica Napolitano a fine mandato, non si sapeva, resto, vado, mi fermo, continuo, non mandato, cosa fare, lui si è presentato con due dadi giganti davanti al Quirinale, li ha lanciati al grido della, facendosi accompagnare, perché erano dadi di questa portata. Ma poi stirò leggero, ma bellissimi, devo dire, perfetti, così come la rosetta, l'ha lanciati al grido Camaronna ci accompagna. Quindi ovviamente in 30 secondi netti sono arrivati i carabinieri e se lo sono caricati. Questi per citare solo... Le buche, scusa ma dilla quella delle buche, perché Roma è funestata, chi è che mi chiedeva di Roma è funestata dalle buche anni fa, questo in realtà è stato in qualche modo riproposto recentemente. Ma non si più io questo, no? Lui prima in realtà li aveva segnati con i nomi delle costellazioni. Buchi neri. Con i buchi neri. Una sigla di... Quindi ognuno, e poi dopo li ha riproposti con una mappatura, quindi sono mappate con i nomi, però è anche riferita agli scandali di Roma mafia capitale, per cui era una sorta di metafora, però legando la banale e quotidiana buca stradale con l'immensità dello spazio, qualcosa che non conosciamo ancora, se non appunto per queste sigle con cui gli astronomi nominano questi buchi neri, sono di una vastità impressionante. Quindi il bello era la metafora genera visione, visionarietà, in quanto se qualcuno casca nella buca potrebbe essere risucchiato da mafia capitale, ma dall'immensità dello spazio, e quindi tutta una serie di riflessioni banali o meravigliose, insomma, per unire i due opposti. In tutto questo Silvano, chiedo scusa, Il Gino è stato detto Silvano. Però diciamo come sempre più questi due filoni si stanno unendo in un'unica pagnotta, possiamo dire così. Diciamo. Bellissimo. Perché diciamo la mia idea è di andare sempre più uscire dallo studio, quindi da una dimensione intimista, anche fisica, in via Giuseppe Ravizza 23, vicino a Sotto Monte Stefano, sì, sotto Monte Verde. E quindi incontrare, cioè andare fuori e andare a scontrare o incontrare quello che uno prova, principalmente persone, storie, e quindi una sorta di un affaccio sul mondo. Poi esterno. Il panino gigante e i dadi che fine fanno? Una volta usato. Il panino gigante è interessante. No, diciamo, sono poi degli omaggi, no? Cosa in cui non conta la conservazione, perché sono dei gesti più che degli oggetti, degli atteggiamenti, delle proposte di inceppare qualche meccanismo. Ma ti dice questo, no? No, ma non mi hanno sequestrato lo striscione. No, a Roma! Lo striscione è stato sequestrato. Per chiudere i buchi, dai, fammi fare la diversa. San Pietrino.
Dai, cominciamo sulla e allora, perché è qui? Perché è stato invitato alla Puglia Land Art Festival come ospite d'onore a fare un progetto legato al territorio. Il territorio di Margherita di Savoia in Puglia è caratterizzato dalla presenza di saline. Quindi, come un artista che non interviene nella natura decide di intervenire nella natura? Lo vediamo. Vediamolo. Ma c'è scusate, questo nome di seta di sale mi fa pensare alla capacità che ha questo minerale di conservare. Possiamo spegnere la luce adesso durante il video, ora li accendiamo. Mi va un po' questa qua, sì. Di pensare alla conservazione, a qualcosa che trattiene attraverso il sale il ricordo, la memoria del passato, rendendola sempre più al presente. Collocare delle voci degli abitanti di Margherita di Savoia sotto il sale, registrare qualcosa che è in balia del tempo e invece si vuole bloccare e fermare perché è talmente preziosa da tenerla gelosamente dentro di sé. Vedere quelle lucciole, sentire quei suoni, il grillo, che erano familiari per la mia infanzia, e quindi sentivo di tornare a casa. No? Agiti, beh allora, dammi un bacetto, però dici qua me lo deve dare, al viso, ma bocca e bocca no. Io a 13 anni l'ho conosciuto, faceva il barista, mia marito era barista, cuoco e pasticcere. Arrivò e mi dette il primo bacio e ce ne scappammo. Tenevo 25 anni. Dice una mano sul dito sulla sua mappa, quando riuscì in Cuba, presi un biglietto e andai. E per sorte, per gioia, incontro questa persona. L'ho conosciuta, l'ho colpito molto e ad oggi è mia moglie. E ci bevemmo una bottiglia di Sambuca, ricordo che stavamo in giro tutta la notte, andavamo in giro per il paese, come se il paese fosse il nostro. L'unico pensiero importante era divertirsi.
purtroppo poi dopo due anni lui non era nello stesso paese, però sono venuto a sapere che fece un incidente stradale e ora non c'è più. Quando ho abbracciato mia figlia appena nata ed è stata un'emozione che lo ricorderò per tutta la vita. Perché, cioè, come è nato questo progetto? Io sono stato invitato dal festival, sono sceso i primi di agosto, mi sono trovato durante la festa patronale, insomma, una cosa micidiale, bella, ma un impatto notevole. Quindi ho visitato prima le saline e quindi ho visto questa che abbiamo visto, è una delle decine e decine di saline, sono ettari e ettari di sconfinato, terreno bianco, comunque allagato, e sono uno spettacolo incidiale, il metafisico, il surreale, il divino, meraviglioso, insomma tanti aggettivi possono contenere questa stessa linea. E quindi appunto, come diceva anche Silvano, il confronto è, non dico impari, ma di più, perché appunto occupare, intervenire, come dire, posare un piede, dare un peso in più rispetto a quello che già c'è, diciamo, impone l'interrogativo proprio di responsabilità, no? Un po' anche al tema, e quindi l'impatto è stato di estrema meraviglia e stupore, anche perché ci sono delle montagne di sale che sembrano dei ghiacciai, quindi qualcosa di maestoso, come le cattedrali di sale oltre che di ghiaccio, insomma. E quindi il primo impatto è stato il girare, poi andare proprio dopo aver mangiato la sera dentro, tuffarmi dentro queste strade, tre strade in parallelo che piene di bancarelle, di luminare, c'era cioè una fila infinita, un corridoio infinito di luminare. E poi c'era molto caldo, era umile, era folle, era tanto, quindi sentivo il caldo, la presenza. E poi nelle vie laterali tutte queste case dove le signore erano sull'uscio e stavano lì in attesa, come tradizione nella Puglia. Certo, hai raccolto. Quindi l'idea era proprio di dimensione, saline da una parte e le persone abitanti dei Margherita di Solio dall'altra. L'idea appunto era di... L'interesse proprio di andare dentro questi viette laterali, non soltanto in queste traiettorie del piede di bancarella, ma andare poi a interessarmi di quelle che erano le storie sottotono, comunque più intime rispetto alla maestosità della festa, poi c'è stata la processione, la banda, eccetera, eccetera. L'idea di incuriosirmi su qualcosa che era nelle strade, nelle traverse, non quelle centrali. E quindi poi l'idea era della conservazione, il sale, qualcosa era la prima principale prerogativa del sale, quella di conservare. Quindi questa grande massa quantità di sale era proprio l'ideale per creare una metafora, un cortocircuito, comunque un avvicinamento, un ponte tra abitanti che sono a destra e le saline sono a sinistra, creare invece una dimensione, cosa è di sottosale. All'inizio pensavo delle immagini, qualcosa da conservare. L'idea invece di andare a incontrare, ma veramente così, io l'operatore in piazza, in piazzetta, nel bar, nelle viette, poi qualcuno ci diceva di no, ma vedi, sono stati fortunatissimi, in due giorni abbiamo intervistato 40 persone con storie, adesso questa è una sintesi, però tentiamo di fare un video molto più articolato e denso di testimonianze, perché c'è molto interesse, cioè le persone hanno risposto talmente tanto che abbiamo... A che? Qual era? C'era una domanda unica? La domanda era cosa tu metteresti sotto sale da conservare nella tua vita? Cosa ti è successo? Non è che vuoi preservare, conservare e mettere sotto sale, di bello, di importante, ma qualsiasi cosa, dal primo bacio del signore... Se avete domande dal pubblico... La cosa che volevo dire... C'è la possibilità... Sì, chiudere un attimo perché... c'è stata una grandissima condivisione perché la Repubblica ha pubblicato il video nella regione a Bari, in Puglia, e molte persone in Margherita Sole hanno cominciato a condividere questo video, cosa che sull'arte è più di nicchia, no? Una cosa invece la sfida è quello di incontrare un coinvolgimento personale talmente esatto.
e rispettando anche insomma alcuni argomenti più scabrosi, quindi limitando le riprese su certe cose, però abbiamo creato talmente tanta varietà che molte persone si sono risentite, riviste, hanno cominciato a condividere il video, fino a che sono state tante visualizzazioni, quindi diciamo un lavoro che ha un impatto anche positivo sulla la comunità comunque di Margherita di Savoia. Il pensiero bello appunto le voci che provengono da sotto, il filo era misurato secondo l'altezza delle persone che ho intervistato, chi è che ascoltava, era o uno strappo perché il filo era corto, quindi c'era un attimo di sussulto, quindi c'era uno scatto pure più lungo perché la persona era alta, quindi una sorta di immedesimazione sia di cuffia, però diciamo con un panorama meraviglioso di fronte in cui identificare proprio qualcosa di scusa, umano. Scusa, ogni cuffia aveva una storia, era un mix? Ogni cuffia ce l'aveva 4-5 a seconda dell'altezza delle persone. Le loro raggruppate a seconda dell'altezza. Quindi tu alla fine ti facevi tutto il giro delle cuffie per sentire tutta la collettività. Esatto. Ogni cuffia aveva audi diversi, erano 8 cuffie come all'ottagono del Castel del Monte, ma erano dislocate casualmente, un ripensamento, una rimappatura casuale della geometria storica del Castel del Monte, che è il simbolo proprio della Puglia, quindi anche rivisitare degli apparati storici, geometrici, di tradizione. Io ho una domanda rispetto al fatto di essere, cioè questo lavoro poteva essere diverso, poteva essere fatto e fatto diversamente altrove? O la salina in qualche modo incide sull'essenza stessa del lavoro? Sì, in un modo diverso poteva essere fatto in un'altra parte, cioè avrebbe avuto una struttura differente? Penso di sì, diciamo la partenza, il senso metaforico del sale, conservazione e preziosità. Però appunto il fatto di colorarlo sotto il sale, indipendentemente dal paesaggio, no? Un paesaggio diverso in un contesto diverso, sarebbe stato diverso il lavoro, sarebbe stato diverso sia il pensato, il come far uscire le cuffie, come pensare un audio, come montarlo, come realizzarlo, sicuramente sì. Perché iniziare questa domanda? Per rispetto al contesto nel quale ti trovi, no? Se un contesto del genere, anche il tuo intervento poteva essere, perché per esempio non visivo, ma sonoro. La mia predisposizione era quella di scomparire a livello visivo. Sì. E di impatto sull'ambiente, sulle saline, se non questa presenza di cuffie che dopo 2 giorni sono state tolte. Quindi, due giorni è durato l'evento, ma appunto era importante documentarlo perché per una cosa così estemporanea, insomma, di breve durata, per me è importante appunto documentarlo. Però è un intervento, diciamo, particolare di Land Art, o cosiddetto Land Art, perché comunque, come dire, il portato umano è molto molto forte. Sì, diciamo, io faccio soltanto da tramite, scompaio come impatto visivo del mio lavoro e poi faccio da ponte, perché poi il lavoro è fatto da tutte le voci delle abitanti. Cioè, io mi ricordo un po' quello che tu portasti a Matera, che c'era un artista che praticamente fece raccontare a tutte le persone che cos'era la casa, e quindi anche in quel caso era una documentazione, era un sonoro, c'era il video, ma poteva essere sicuramente... Ma non solo, c'era anche a Matera nel 2009, prima dell'esploit delle mostre sulla migrazione, avevo fatto una mostra sulla migrazione, si chiamava Birds of Passage, cioè uccelli di passaggio, che era il nome, l'appellativo che veniva dato agli italiani negli anni 20 all'arrivo negli Stati Uniti, a New York, agli italiani e agli europei del sud. E in quel caso fu fatto in un vecchio convento che era stato negli anni trasformato in albergo, ma che prima di essere trasformato in albergo negli anni 90 aveva accolto la migrazione dalla Puglia, degli albanesi che arrivavano in Puglia e in quella zona lì. Quindi era un luogo di accoglienza che aveva vissuto anche la migrazione. In quel caso un artista aveva chiesto agli abitanti, aveva fatto un lavoro su chi era uscito parlando con chi era emigrato e chi era invece immigrato in Puglia, perché questo era più o meno il tema della mostra, e aveva chiesto che cos'è per te la casa, e c'era questo audio che risuonava per le sale delle monacelle, questo vecchio convento, con le voci di queste persone e poi un video anche, ma il video in realtà è solo testo, voce, una cosa completamente diversa in realtà, ma che comunque raccoglieva
delle testimonianze, anche di empatia, come un po' il suo lavoro, mi pare di aver capito. Però qui, a differenza del lavoro quello o altri, c'è comunque una importanza fondamentale che è quella del paesaggio, e per questo poi se qualcuno ti ha parlato delle saline, cioè l'elemento della salina è presente negli abitanti del posto? Cioè qualcuno dei ricordi era legato a... Ma io volevo anche audio assolutamente diversi, pure se non parlavo. Sì, no, era per capire comunque quanto queste saline incidono sulla vita. Sì, ancora incidono, perché il papà, il nonno, c'era una ciminiera, un canino molto alto che ancora... sta lì e poi comunque la città si basa, non so adesso, però il passato totalmente sulle saline, sulla vita produzione. Una curiosità era se quelle saline sono talmente forti da essere parte dei ricordi da conservare, invece si... E poi un'altra cosa, l'installazione l'ha fatta in modo che il campo visivo frontale era salina, la distesa immensa, a destra le case, gli abitanti, a sinistra un edificio di nervi, era progettato per contenere questa grande massa di sale, che adesso però sta andando in decadimento, perché non lo ristrutturano. È molto bello, non si può neanche entrare perché è pericolante, però siamo entrati un po' di straforo, quindi era un po', sottintendendo, anche un omaggio a conservare, preservare qualcosa che... E paradossalmente dentro non c'è più il sale, c'è il sale ma con le scatolette confezionate, che da un chilo con il packaging, E la funzione dell'opera era solo serale? Cioè, dalle 5 caldo. Al tramonto, dove ho visto questo immagine. La memoria. La cosa che abbiamo in un'opera in realtà, che è su QR code, sono tre QR code, in cui la Davidovich ha messo la storia della casa, non sale Davidovich. Ah, allora dopo andiamo. Sì, se avete l'applicazione, ci sono le voci che lei ha raccolto sulla casa e quindi che lei implementa anche su questo sito che è appunto chat. Per cui ecco, un altro sistema, un altro modo per raccogliere, non per mettere sotto sale, ma lì messo sotto pietra. Per questo chiedevo come cambia, perché il tema del racconto, del ricordo, dell'archiviazione, delle emozioni è molto frequente negli artisti. Di persone che ci sono passate, quindi alcune le abbiamo intervistate, alcune le abbiamo conosciute, molte sono morte naturalmente, perché dopo 100 anni ci è quello. Insomma, quindi la vita in questa casa ha una storia, nell'ultimo periodo raccontata, ecco, quindi è giusto mantenere le memorie in qualunque luogo uno stia, stimolare le persone a fare questo racconto e magari appunto metterlo in video piuttosto che in voce e mantenerlo invece come rapporto, io dico sempre l'arte non muore più da un po' di anni, no? Nel senso che noi muoiono le opere, però continuiamo a vederle, cioè, anzi si moltiplica, perché in tutto il mondo tu vedi quella cosa perché è rimbalzata per qualche strano motivo. Per cui probabilmente non muore più né il concetto e neanche l'opera in quanto tale, muore strutturalmente probabilmente, però rimane comunque. Quindi mantenere, dico, la memoria è fondamentale. Quelle persone non ci saranno più fra un po' di anni, però rimarrà un video, rimarranno le voci rimarrà la struttura. Che fine fa l'archivio? Le memorie? Sì, visto che l'opera muore dopo due giorni, no? Nel senso che non ci sono più le... Che fine fa l'archivio? Hai pensato a... oppure ce l'hai tu lì che finisce? No, stiamo pensando a un video in cui mettiamo ancora più testimonianze, sempre sintesi, però per adesso l'idea era quella lì di... Però per la fine non sono mai stato online. Ci sono domande rispetto al nostro incontro? Sì, io volevo chiedere una cosa qui all'artista, no? Vedendo tutta quella materia prima, quel sale, non ci sono artisti che hanno pensato di usare quella materia lì per fare delle sculture, prendendo quel sale con la resina o con altri collanti?
costruire un linguaggio artistico. Quella occasione no, di per sé fanno asciugare già un collare. Questa occasione no. Diciamo che dopo Mimmo Paladino è difficile usare il sale. Cioè, dopo Mimmo Paladino, come usare il sale come materia è difficile. Il Ginio in questo è stato geniale, secondo me, perché è stato il sale in un'altra, completamente con un'altra valenza. Cioè, usatelo senza usarlo. Esattamente. Una spiaggia. Sì. In Bologna hanno usato la funzione invece della materia. Del sale. Sono stata, hanno costruito delle statue, lampadari, sì, una chiesa, una decorazione. A Palermo ha fatto, a Catania ha fatto questo mandala di sale. Sì. La differenza sta nel fatto che lì tu ti trovi non il sale ma una salina che come approccio è proprio significa un approccio col paesaggio. No, esatto. Forse sì, però come? A quel punto ci si domanda come? Certo, lui non sarebbe stato... Quando la Masalina è un grosso foglio bianco. No, io appunto volevo ringraziare, insomma, abbiamo cercato di affrontare un tema vastissimo con... Abbiamo cercato di affrontare un tema vastissimo cercando di appunto individuare una linea che era la linea della responsabilità, raccontando un po' la storia, se vogliamo, assomigliata dell'evoluzione del rapporto degli artisti dell'arte e natura dalla loro nascita a oggi, attraverso l'esperienza di un curatore e il lavoro di un artista. Si è cercato, speriamo di esserci riusciti, di dare un punto di vista su il senso di un intervento, che senso, domandandoci che senso può avere un intervento di un artista e quale responsabilità abbia. E, ripeto, se ci sono delle domande siamo felici di rispondere, altrimenti ci salutiamo. Io desidero ringraziare prima di tutto i nostri ospiti, Antonio ed Andreina, e Iginio De Luca, Silvano Manganaro, Rosanna Russo che per questioni pratiche ci ha dovuto salutare prima, Barbara, Martuscello e voi che siete intervenuti, e le ragazze del Garden Club di Pesaro e voi che siete intervenuti, grazie per l'ascolto.